Bentrovati alla terza edizione del TG6. Sono stati provocati dall'attivazione di nuove faglie i terremoti di magnitudo 4.5 avvenuto alle 12.18 nel Maceratese, di magnitudo 4.3 registrato nella notte alle 3.34 nell'area di Perugia. Si sono attivate nuove faglie secondo l'andamento teorico noto. Il quadro di interpretazione della situazione non cambia, ha osservato il sismologo Massimo Cocco dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Trasparenza e legalità non sono burocrazia, lo ha detto il commissario per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma, Vasco Errani, parlando dei tempi necessari ai lavori di ripristino dei paesi danneggiati. Ci vorrà del tempo, ha aggiunto, ma dobbiamo ricostruire, lo dobbiamo a queste persone che hanno perso tutto. Ed è stata una notte di paura quella tra venerdì e sabato. La scossa di magnitudo 4.3 è stata chiaramente avvertita dalla popolazione della zona di Norcia. In tanti sono scesi in strada per la paura. Non ci sono stati feriti, ma piccoli crolli sulle mura antiche della città e in altri punti già danneggiati dal sisma dello scorso 24 agosto, che ha devastato Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto. La scossa è stata avvertita anche a Fabriano, dove è stata forte ma breve, raccontano testimoni. La terra ha tremato anche ad Arquata del Tronto. La sala sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato altre due scosse dopo quella di Perugia nella stessa zona, una a magnitudo 2.7 e una 19 minuti dopo le 5 di magnitudo 3.0, rispettivamente a 10,8 km di profondità. E ospite della festa nazionale di Sinistra Italiana in corso di svolgimento a Pescara, l'onorevole Stefano Fassina ha parlato oggi a Pescara dell'importanza di far presto sul fronte della ricostruzione post terremoto. Ai microfoni di Paolo Renzetti. Una presenza illustre alla festa nazionale di Sinistra Italiana oggi a Pescara, l'onorevole Stefano Fassina. Questa mattina si parla di amministrazioni locali e di governo delle amministrazioni, quanto è difficile oggi amministrare anche alla luce di quello che sta succedendo per esempio a Roma. È difficile perché il quadro nazionale non lascia spazio sostanzialmente alle amministrazioni locali, ai sindaci, di intervenire sui problemi più urgenti delle città. Negli ultimi anni i vincoli del patto di stabilità sono stati sempre più soffocanti, mentre a livello comunale le necessità di agire sono diventate sempre più urgenti. Quindi noi stamattina vogliamo provare a definire degli obiettivi concreti da portare avanti in vista della legge di stabilità che a ottobre arriverà in Parlamento. In particolare con la richiesta di finanziamenti per investimenti per la messa in sicurezza del territorio. Dopo le tante belle parole che abbiamo sentito ad Amatrice, che abbiamo sentito a Arquata in questi giorni, è necessario intervenire. Ovviamente servono i soldi per la ricostruzione di quel territorio, ma serve un piano pluriennale di investimenti per mettere in sicurezza il nostro territorio in tutta Italia. Quindi noi presenteremo un emendamento affinché questo piano possa essere finanziato, si possa andare anche a sforare il limite del deficit che abbiamo come obiettivo, perché gli investimenti per la messa in sicurezza antisismica del territorio sono importanti per la vita delle persone e servono anche al rilancio dell'economia. Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ieri all'Aquila ha riproposto il tema delle infiltrazioni mafiose nella ricostruzione post terremoto, tornato di attualità dopo le recenti inchieste della magistratura e a seguito del sisma del 24 agosto scorso, appunto. Ascoltiamo. Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, nell'ambito della conferenza dell'operazione Isola Felice condotta dai carabinieri dell'Aquila, ripropone l'utilizzo del sistema operativo CRASI, sistema operativo che incrocia i dati della prefettura e degli enti locali per una trasparenza nell'impiego di ditte edili nella ricostruzione. Esiste un modello L'Aquila anche in questo, esiste il modello CRASI, CRASI sta... è un acronimo che sta per Centro Ricerche Analisi per lo Sviluppo Investigativo, lo presentammo alcuni mesi fa qui all'Aquila con Fausto Cardella, ed è il sistema informatico che consente, incrociando i dati
raccolti intorno alla ricostruzione attraverso le varie fonti che riguardano la ricostruzione, cioè dai decreti di urgenza fino a tutte le informazioni che possono essere raccolte dalle prefetture, dagli enti, presso le prefetture e presso gli enti locali. Incrociare questi dati con la base dati del sistema informatico della Direzione Nazionale Antimafia consente di verificare appunto possibili, come dire, collegamenti fra i soggetti imprenditoriali che tendono, aspirano, concorrono a entrare nell'attività di ricostruzione e le organizzazioni mafiose. E quindi consente di prevenire la infiltrazione delle organizzazioni mafiose fin dal momento che io considero critico da questo punto di vista. È il momento degli affidamenti dei lavori di somma urgenza, perché lì è il momento più rischioso. Quando si tratta di rimuovere le macerie, di smaltire le macerie in condizioni di legalità e nel rispetto della legge, quando si tratta di eseguire opere di puntellamento degli edifici pubblici e privati che ne hanno necessità, quando si tratta di portare la manodopera, quindi l'attività di intermediazione di manodopera, e abbiamo visto, ricordo, la non lontana indagine svolta brillantemente dalla Procura Distrettuale dell'Aquila che colpì l'organizzazione del clan dei Casalesi che intermediava illegalmente manodopera nella ricostruzione privata qui, diciamo, nel territorio dell'Aquila. Ecco, quando si tratta di fare tutto questo bisogna porre la massima attenzione e vedere a chi si affidano i lavori. E aumentano i danni post sisma in provincia di Teramo. Nel corso del monitoraggio sugli edifici di propria competenza, la provincia ha infatti dichiarato inagibile anche l'istituto tecnico Comi e rilevato la necessità di interventi al liceo classico Delfico, dove partiranno subito i lavori per la messa in sicurezza della facciata. Tra i locali dichiarati inagibili anche l'ultimo piano del convitto, piano chiuso dal sisma del 2009. Nel corso dei lavori di sistemazione del liceo classico, dove nessuna lesione è stata riscontrata all'interno della struttura, l'ingresso nell'edificio sarà garantito dalla porta laterale. Il Comi, scrive la provincia di Teramo, è già destinataria di un finanziamento per il miglioramento sismico, essendo fra quelle che l'ente aveva inserito nel piano per la messa in sicurezza delle scuole dopo il terremoto del 2009. Il progetto, circa 1.250.000 euro, servirà proprio a rafforzare la resistenza della struttura ed attualmente è all'esame della sovrintendenza dei beni culturali. Anche il Delfico di Teramo, scrive sempre la provincia, è destinatario di un finanziamento del piano nazionale scuole sicure, 1.167.000 euro per sistemare il tetto e riaprire l'ultimo piano, così come per il Comi il progetto redatto dalla provincia è all'esame della sovrintendenza. E ascoltiamo ora nel servizio il presidente della provincia di Teramo, appunto sugli edifici scolastici, Renzo Di Sabatino. Sì, il commissario Errani è stato molto chiaro. In questa fase quello che è importante è fare le schede EDES, cioè verificare appunto i danni delle nostre scuole, perché poi quelle saranno, diciamo, la cartina di tornasole per eventuale risarcimento e anche messa a norma. Altra cosa è la questione della vulnerabilità delle scuole, quello è un programma più complessivo che riguarda il governo e riguarda, diciamo, altre linee di finanziamento. Tra pochi giorni inizierà il nuovo anno scolastico, ci saranno diversi istituti che non potranno riaprire o comunque non potranno riaprire nelle sedi che c'erano fino a qualche settimana fa. No, in provincia di Teramo riapriranno nelle stesse sedi, alcuni istituti avranno delle porzioni, diciamo, di edificio chiuse per precauzione, anche perché necessitano di lavori di miglioramento. Che cosa ha detto lei al commissario Errani e al capo dipartimento della protezione civile? Ma guardi, io ho ascoltato e soprattutto abbiamo ascoltato delle parole sagge. Hanno parlato il presidente della regione, il capo della protezione civile e il commissario. Io sono particolarmente contento che questo incarico sia stato affidato a Vasco Errani, perché ha le capacità, le competenze, l'esperienza amministrativa per poter guidare bene un'opera di ricostruzione che riguarderà anche il territorio teramano.
Cambiamo argomento, ma restiamo sulla cronaca. 8 piante di cannabis alte 2,5 metri in un ampio terreno nascosto da un campo di grano turco vicino all'abitazione alla periferia di Orsogna. Le hanno trovate durante un controllo sul territorio dei carabinieri della locale stazione, che nella successiva perquisizione della casa hanno scoperto della marijuana già pronta per lo spaccio, nonché una pistola, un fucile e cartucce mai denunciati. I militari hanno individuato e arrestato due persone, padre e figlio, rispettivamente di 62 e 38 anni, che risiedono nell'abitazione. I due con precedenti sono accusati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di armi e munizioni. I militari durante la perquisizione hanno trovato inoltre due involucri in cielo, contenenti 90 grammi di marijuana, che insieme al ricavato della lavorazione delle piante avrebbe fruttato sul mercato oltre 20.000 euro. Le armi sequestrate sono una pistola a tamburo, un fucile calibro 28 insieme a 96 cartucce calibro 28 e 6 cartucce calibro 12. I due sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Chieti a disposizione del magistrato di turno Ciani. E hanno impiegato oltre 2 ore i vigili del fuoco di Avezzano a spegnere un incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi in un'azienda agricola di San Pelino. Le fiamme hanno distrutto oltre 200 bancali di plastica e legno, provocando una nube di fumo nera che ha invaso parzialmente via 20 settembre, causando anche qualche disagio alla circolazione. Sul posto sono intervenute 2 squadre di vigili del fuoco che, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno proceduto alle complicate operazioni di spegnimento. Oltre ai bancali, le lingue di fuoco hanno distrutto anche sacchi di fertilizzante agricolo che erano accatastati nella rimessa. Le origini dell'incendio, con molta probabilità, sono da ricondurre al fuoco sviluppatosi a un campo di serpaglia adiacente alla zona. Il vento ha favorito l'estendersi del rogo fino a raggiungere il magazzino. E parliamo di trasporti adesso. Il presidente di TUA, Luciano D'Amico, ha parlato di nuovo adeguamento delle tariffe e non di aumenti, tranquillizzando pertanto pendolari e studenti in vista dell'autunno. Ascoltiamo. Presidente D'Amico, passata l'estate, si guarda alla stagione autunnale e invernale, c'è stato un aumento delle tariffe dei biglietti del trasporto pubblico regionale, anche qualche polemica, a dire il vero. Sì, io direi c'è stato un minimo adeguamento. Se confrontassimo le tariffe per chilometro praticate nella regione Abruzzo, perché il problema naturalmente non è di TUA ma di tutto il trasporto pubblico locale, regionale, abbiamo ancora le tariffe tra le più basse d'Italia, e naturalmente in un sistema di costi crescenti non si può che procedere a degli adeguamenti molto contenuti, decisamente molto contenuti, peraltro con delle clausole di salvaguardia per le fasce economicamente deboli. Per cui direi, più che un aumento di tariffe, direi c'è stato un minore adeguamento di quelle che dovrebbero essere le tariffe praticate in tutte le altre regioni d'Italia. Inizia il nuovo anno scolastico, i pendolari possono stare tranquilli, soprattutto gli studenti? Non solo tranquilli, ma quest'anno scolastico lo affronteremo con l'immissione in servizio dei nuovi 36 autobus per quanto riguarda TUA. Non abbiamo alcun problema di fermi tecnici, il programma di esercizio è confermato integralmente. Mi fa piacere cogliere l'occasione per comunicare un dato di cui TUA è particolarmente orgogliosa. Uno degli indicatori di efficienza delle aziende di TPL è l'indicatore che misura il rapporto fra le corse programmate e le corse effettuate. TUA ormai stabilmente si colloca fra il 99,5% e il 100%, il che significa che, tranne casi eccezionali, la chiusura di una strada piuttosto che la rottura imprevista di un autobus, riusciamo ad effettuare la totalità dei servizi programmati. E tra gli appuntamenti, nell'ambito dell'Abruzzo Open Day, domani a Pescara alle 21 ci sarà il concerto gratuito del cantautore serbo Goran Bregovic. Nell'ambito di Open Day, il progetto di promozione turistica voluto fortemente dalla presidenza della giunta regionale per far crescere la competitività dell'Abruzzo, domani sera il musicista e compositore serbo Goran Bregovic si esibirà alle 21 a titolo gratuito all'Arena del Mare di Pescara. Noi abbiamo notevoli punti di forza che riguardano la bravura della cucina, la bellezza delle nostre colline, delle nostre terre alte, la qualità anche dei nostri fiumi. Dobbiamo cucire questo accanto anche alla bellezza della nostra tradizione culturale.
accogliamo il linguaggio della musica come strumento per avvicinare, far sapere, per collocarci, per raggiungere migliaia di chilometri di distanza. Noi vogliamo essere immaginati, desiderati, riconosciuti e abbiamo chiesto per fare questo aiuto anche a Banca Intesa, la quale è una banca del territorio che subito ci ha detto di sì. Voglio ringraziare il Dipartimento Turismo della Regione che ha cucito tutti gli aspetti organizzativi e domani sarà una grande festa dove ciascuno libererà se stesso, la città di Pescara, l'Abruzzo, la bravura di questo artista poeta internazionale che riesce a mobilitare l'entusiasmo di tutte le persone presenti e farà parlare di sé secondo me in Europa. La regione non fa a meno del territorio, ma soprattutto non fa a meno dei testimonial del territorio che sono gli MC, che hanno elargito la loro posizione, hanno elargito la loro competenza sul territorio stesso per proporci dei progetti straordinari che avranno vita dal 26 di ottobre al 2 novembre. Di tutto un po', ma soprattutto del meglio di questa regione, e abbiamo avuto la condizione e l'occasione per selezionare quanto di meglio c'è su questo territorio per offrirlo al gusto e alla possibilità delle altre regioni che vorranno venire qui a conoscerci. A questo aggiungiamo che non siamo assolutamente ignari di quanto accaduto, per cui saremo presenti con la nostra solidarietà per raccogliere fondi durante il concerto di Goran Bregovic per le popolazioni vulnerate da questo terribile sisma. L'evento aquilano, denominato Sapuri dei Parchi in Jazz, cambia programma dopo gli eventi calamitosi che hanno colpito il centro Italia. Vediamo come. Germana Dorazzi. Gli eventi tragici che hanno coinvolto Amatrice e molti altri comuni limitrofi hanno determinato per Sapori dei Parchi in Jazz un cambio di programma. La manifestazione si svolgerà comunque nella giornata di domenica 4 settembre nel piazzale di Collemaggio all'Aquila, in concomitanza e sintonia con il grande concerto jazz che si svolgerà nello stesso luogo. Non più produttori dei parchi chiamati a vendere prodotti, ma i parchi stessi a testimoniare la loro vicinanza alle popolazioni colpite dal nuovo sisma. Accanto alla presenza dei parchi, due iniziative a scopo benefico, organizzate dal Comune dell'Aquila e dalla Perdonanza Celestiniana, il cui ricavato andrà interamente devoluto per il Cinema Teatro Comunale Giuseppe Garibaldi di Amatrice. La prima iniziativa è la disponibilità di 1200 bottiglie di vino offerte da cantine abruzzesi e italiane e altre 15 bottiglie Magnum. La seconda iniziativa è la possibilità di servire pasta alla matriciana grazie alla sensibilità del pastificio del Verde, che ha contribuito mettendo a disposizione attrezzature, materie prime e personale di cucina per la raccolta fondi. Il 100% del ricavato sarà devoluto per la stessa causa del jazz italiano per Amatrice, ovvero la ricostruzione del teatro della città. E nella manifestazione aquilana Jazz for Amatrice è presente anche il gruppo del Banco di Mutuo Soccorso. Ascoltiamo il fondatore del complesso, Vittorio Nocenzi, nel servizio. Qual è il contributo del Banco del Mutuo Soccorso nell'ambito di questa manifestazione? È un contributo che parte dal concerto che facciamo tanti anni fa davanti alla Basilica meravigliosa qui dell'Aquila. È lo stesso contributo che proviamo a dare ogni volta in onestà intellettuale quando succedono queste tragedie, contributo che può dare un artista, quindi trasparenza di idee, onestà intellettuale e necessità di dire che la ricostruzione deve passare attraverso la forza delle idee, attraverso l'onestà, non se ne può più di corruzioni e di brutti giri, perché distruggono più del terremoto, distruggono la speranza. Quindi noi possiamo dare questo contributo. Io penso che un artista, l'unico contributo che può dare di importante è quello di ricordarsi di essere un tramite tra una comunità di persone e quella dimensione metafisica, spirituale, che sono le idee, che sono il sogno, che è la fantasia che crea progetti, che crea percorsi da intraprendere. Sono stato portato qui da due aquilani. Mi portavano in giro per la città con un misto fra amore, memoria del dolore provato e sgomento
di fare un giro turistico in mezzo alle macerie e al dolore. È stata una cosa molto toccante e mi ha lasciato pensare parecchio. Ho fotografato le gru in questa follia che abbiamo ormai di documentare con icone tutto ciò che viviamo. Per rivedermelo, per ricordarmelo, ho fotografato le gru per aiutare la mia speranza, che possa veramente cambiare qualcosa. Ecco, io spero che il piccolo contributo che possiamo aver dato con questa piccola cosa davanti al dolore che sta gente ha provato sia quello di inaugurare quei cambiamenti che una cultura diversa può veramente realizzare. E nel prossimo servizio andiamo a conoscere il progetto No Man's Land a Loreto Prutino. Oggi siamo a Contrada Rotacesca a Loreto Prutino con Carolina e Barbara di NOW per presentare il progetto No Man's Land. Di che si tratta? No Man's Land è un progetto che è stato realizzato appositamente per il luogo da Iona Friedman e Jean-Baptiste de Cavel. Questo è un terreno che era privato un tempo, era di Mario Pieroni, ed è stato donato a tutti, perché No Man's Land è la terra di nessuno ma appartiene a tutti. Quindi noi quest'inverno abbiamo lavorato con NOW New Operation Wave alla realizzazione di questo intervento. Queste forme le troviamo nelle pietre che si trovano ai nostri piedi. E ci vuoi spiegare più o meno che cos'è questa installazione? Allora, praticamente questo è un arazzo di pietre di fiume che sono state prese comunque sempre nel territorio e rappresentano un disegno iniziale che ha dato Iona Friedman praticamente. Questo disegno è stato ricomposto da Jean-Baptiste Cavel quando è venuto qua e rappresenta in qualche modo un inizio per il luogo, quindi sono queste figure fiabesche, fantastiche, lui parla sempre di fairy infatti, che ci danno questo dizionario, che poi effettivamente sono i simboli che trovi all'interno di tutti gli alberi. Iona Friedman è un architetto sì, molto famoso per diciamo delle utopie realizzabili che ha progettato, e uno dei suoi concetti chiave che ci piace molto è il museo senza pareti, è formare delle strutture, creare forme e non edifici, perché il mondo è già troppo costruito e ora il suo pensiero sembra più contemporaneo che mai. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Dopo la chiusura del calcio mercato in casa biancazzurra, la società resta vigile guardando alla lista degli svincolati. Osservati speciali Bergessio e l'ex biancazzurro Diakité. Intanto, in vista della sosta del torneo, la squadra usufruirà di 2 giorni di riposo. Il servizio. La sessione estiva di calciomercato si è chiusa mercoledì scorso, ma il capitolo rinforzi per il Pescara non è chiuso in maniera definitiva. Per gli svincolati c'è l'opportunità di firmare anche al di fuori della parentesi di luglio e agosto, e proprio quel fronte il Pescara continua a sondare. Così per l'attacco non è tramontata l'ipotesi Gonzalo Bergessio. L'attaccante argentino non ha trovato l'accordo col Palermo e resta appetibile per il Delfino. Tuttavia l'ingaggio percepito con la ex squadra, l'Atlas Guadalajara, si aggira sul 1,5 milioni di euro. Anche se Bergessio dovesse abbattere molte delle sue pretese, non sarebbe facile portarlo in riva all'Adriatico, resterebbe una discreta distanza tra domanda e offerta. Sul fronte della difesa il giocatore monitorato è Mobido Diakité. Il giocatore francese ha già indossato, giovanissimo, il biancazzurro, debuttando in Serie B nel 2006, prima di essere ceduto alla Lazio, dove ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, prima di una serie di cambi di squadra. Solo lo scorso anno, prima parte a Frosinone, seconda parte con la Sampdoria. Si lavora per trovare un accordo per questa stagione con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Intanto la squadra oggi e domani sarà a riposo. Il tecnico Oddo ha approfittato della sosta per dare respiro alla rosa, anche se saranno giorni intensi per i nazionali. Gomber con la Slovacchia, Memusciai e Marai con l'Albania, tutti impegnati nelle qualificazioni al mondiale. Verre e Vittorini rispettivamente in Under 21 e Under 20. La settimana si è chiusa con la buona notizia per Oddo del rientro in gruppo di Michele Fornasier. Le buone indicazioni date da Aquilani e Buyback nel test contro il San Nicolò fanno sì che per il posticipo serale di domenica 11 contro l'Inter Oddo potrebbe avere quasi l'intera rosa a disposizione. Match di blasone che potrebbe giocarsi davanti ad una cornice di pubblico da tutto esaurito. Saranno in vendita da lunedì mattina i tagliandi della partita presso il circuito Ticket One o negli store ufficiali di via Regina Margherita o al centro Porto Allegro di Montesilvano.
Andiamo in Lega Pro, alla prima casalinga il Teramo pareggia 1-1 col Bassano. Sansovini risponde alla rete di Maestrello dopo un avvio shock e tanta sofferenza all'inizio. I biancorossi sono fermati dalla sfortuna. Nella ripresa le traverse di Ilari e Petrella impediscono ai biancorossi di centrare la prima vittoria. Andrea Costantini, servizio. La voglia di riscatto del Teramo dopo il KO all'esordio deve fare i conti con due traverse che impediscono ai biancorossi di avere la meglio sul Bassano. Così Albonolis finisce 1-1. Ci sono stati progressi rispetto a Lumezzane, squadra più viva, con più nervo, corroborata dalla vivacità di un boulevard di cuore e polmoni in mediana. La fase difensiva continua a palesare lacune, specie in fase di interdizione, come l'avvio di gara da brividi ha evidenziato. Il Teramo però ha creato e alla fine 3 punti li avrebbe meritati contro una squadra attrezzata per fare un buon torneo. L'allenatore ospite, il pescarese Luca D'Angelo, conferma l'11 con Maestrello e Rantieri in attacco. Nel Teramo la sorpresa è Altobelli al posto di Scipioni, Boulevardi e Croce rilevano Di Paolo Antonio e Petrella. Ma l'avvio di gara è da horror per i biancorossi, che al primo minuto subiscono il tiro dalla distanza di Proietti e quando il secondo minuto non si è ancora completato vanno già sotto. Serpentina di Minesso sulla sinistra, cross per Maestrello che anticipa Speranza e batte Rossi. Bassano subito in vantaggio e che va sul velluto contro un Teramo frastornato. Rantier prima conclude dalla distanza centrale e all'8° innesca la ripartenza di Proietti che appoggia a Minesso il cui diagonale viene smanacciato da Rossi. Barcolla il Teramo ma al 15° si rimette in partita. Crialese buca la sventagliata di Carraro. Sansovini fila verso la porta e con un sinistro chirurgico beffa il perentorio recupero del difensore. 1-1 con la prima rete ufficiale in biancorosso del sindaco. Un gol davvero bomber qual è. La rete è ossigeno puro per il Teramo che si ridesta. Sansovini ha il piede caldo e lo prova a metà frazione. Dopo una fase di stasi è la squadra di Zauli a chiudere bene, prima col sinistro di Boulevardi, poi col destro di Carraro innescato dal tacco di Croce. Blocca Bastianoni. Sarà l'ultima giocata del trequartista perché dopo l'intervallo resta negli spogliatoi, dentro Di Paolo Antonio e squadra più quadrata. Proprio il neoentrato si fa subito notare per un paio di cross. Sul primo Croce manca la girata, sul secondo Dorazio ci mette tanta potenza ma poca precisione. Poco prima del 15° torna a farsi vedere la squadra veneta. Minesso raccoglie la corta respinta di Rossi ma Caidi lo mura in maniera provvidenziale. Anche D'Angelo fa ricorso alla panchina e il neoentrato Fabbro, match winner con la Reggiana, sfoggia tanta velocità ma non inquadra la porta. Pericoli sempre dalla panchina. A metà frazione Zauli opta per l'ultimo arrivato, Jefferson al posto di Croce. Il brasiliano è imballato ma dà fastidio e un suo movimento sul lancio di Caidi libera Ilari, traversa piena al 32°. Squadre stanchissime ma il finale è tutto del Teramo. Al 90° spunto di Petrella ma Di Paolo Antonio sbaglia la rifinitura. In pieno recupero sinistro di Peterman smorzato, Ilari tocca per Petrella ma ancora la traversa dice no al Teramo. Finale 1-1, con rammarico sì, ma la prestazione è la base da cui ripartire con i necessari miglioramenti da fare. Devo fare i complimenti alla squadra perché venire dalla brutta partita di Lumezzane dopo 1 minuto e 20 secondi, quindi dopo 1 minuto e 20 secondi non analizzi niente, andare sotto di un gol contro una squadra così solida, forte, chiaramente avrebbe ammazzato un toro. Piano piano siamo stati bravi a non capitolare, la squadra si è compattata, ma quello che mi è piaciuto insomma è lo spirito. Siamo ancora in un calcio d'agosto dove le squadre nel secondo tempo si sono allungate molto, ma merito anche secondo me che noi abbiamo provato a vincere fino alla fine. Purtroppo gli episodi non ci sono stati favorevoli perché chiaramente le due traverse, le occasioni, le due traverse nel finale, sicuramente abbiamo avuto la possibilità di poter vincere la partita, l'avremmo anche meritato per il cuore. Mi dispiace per il pubblico perché dopo la prima delusione insomma ha dimostrato sempre attaccamento alla squadra, quindi fa piacere tutto questo, però insomma siamo sulla strada giusta. La reazione della prima partita l'abbiamo vista e adesso sta a me assolutamente far capire ai giocatori, ma sono loro i primi che lo vogliono, che con questo spirito sicuramente ci giocheremo tutte le partite anche con squadre molto più forti. La sostituzione di Carraro per Di Paolo Antonio, come mai? Aveva un fastidio muscolare, per me i giocatori devono giocare solo quando sono al 100% e quindi ho preferito fermarlo e mettere Di Paolo Antonio, ma ho la fortuna di avere tanti giocatori bravi, faccio i complimenti ad Alessandro che è entrato bene, con umiltà, è stato importantissimo e quindi da allenatore di questo sono felice. Luca D'Angelo soddisfatto del pareggio del Bassano? È chiaro, la partenza lasciava presupporre un altro tipo di partita.
Sì, sicuramente noi siamo passati in vantaggio, abbiamo creato anche occasioni per il raddoppio. Dopo il gol di Sansovini ha riequilibrato la partita, il Teramo per 10 minuti, un quarto d'ora ha fatto meglio di noi. Alla ripresa della gara invece penso che nel secondo tempo abbiamo spinto, potevamo passare in vantaggio in 3-4 occasioni, poi però negli ultimi 5 minuti nel recupero il Teramo ha avuto obiettivamente almeno una palla clamorosa per vincere, perciò alla fine credo che il risultato di parità sia quello più giusto. Dopo la vittoria contro la Reggiana, un pareggio qui a Teramo, 4 punti, è quello che si aspettava all'inizio del campionato? No, adesso non faccio mai tabelle, e sabato abbiamo fatto una buona partita e vinto meritatamente, oggi venivamo su un campo secondo me difficile contro una buonissima squadra e perciò dobbiamo essere soddisfatti del pareggio, anche perché abbiamo cercato di vincere, non è che ci siamo difesi soltanto, perciò abbiamo provato a vincere la partita, poi l'abbiamo pareggiata, va bene anche in questa maniera. E scatta domani il campionato di Serie D, le 6 abruzzesi sono suddivise in 2 gironi, nel girone G l'Avezzano esordisce a Sansepolcro, mentre l'Aquila ospita il Monterosi nel nuovo impianto dell'Acqua Santa. Ascoltiamo le parole del tecnico rossoblu Massimo Morgia. Diceva un calcio che deve rinascere dalla strada? Sì, deve rinascere dalla strada, si intende deve rinascere nella passione dei ragazzini, deve rinascere purtroppo in oratori che non ci sono più, ma deve rinascere nei cuori di chi si riappresta a questo sport non sognando chissà cosa, non sognando soldi, palcoscenici, ma sognando quello che sognavo io da ragazzino, di divertirmi, perché il gioco del calcio deve essere divertimento per chi lo fa e per chi lo va a vedere. Con quale spirito affronta l'inizio di campionato? Ma con lo spirito giusto, sono venuto qua rinunciando anche a categorie superiori, proprio perché mi hanno convinto le persone, proprio perché mi ha convinto l'apertura di questo stadio senza barriere, e credo che in queste categorie, elevato quello della Juve, credo un altro paio, non ce ne siano, e quindi provare l'ebbrezza e il piacere di giocare in uno stadio senza queste reti divisorie dovevo cogliere al volo. E nel girone F le altre 4 abruzzesi, 2 di queste si sfideranno domani nel derby dell'Aragona tra Vastese e Chieti. La matricola Pineto riceverà il Campobasso, gara di cartello al Bonolis di Teramo tra il San Nicolò e la Fermana. Il presidente Di Giovanni vuole i playoff, sentiamolo. Sì, domenica inizia il campionato, sarà un campionato difficile sicuramente. Con la prima partita la Fermana, che pare che sia una di quelle accreditate per vincere il campionato, comunque noi abbiamo allestito sicuramente una buona squadra, cioè ce la giocheremo a viso aperto con tutti, cercheremo di fare bene come è il nostro costume, ormai da anni che facciamo, cerchiamo di fare bene e cerchiamo di migliorarci ancora. Noi sappiamo di aver allestito, ripeto, sappiamo di aver allestito una buona squadra, ce la giocheremo sicuramente con tutti, vogliamo migliorarci, quindi se vogliamo migliorarci significa che vogliamo fare bene. L'anno scorso abbiamo sfiorato i playoff, ci siamo stati praticamente per tutto il campionato tranne l'ultimo mese poi dove abbiamo avuto un cedimento. Se vogliamo fare meglio, vogliamo migliorarci, significa che almeno puntiamo a fare i playoff. Ed è iniziata la preparazione precampionato del Pescara Calcio A5, si parte con grandi ambizioni, fra i volti nuovi l'ex Coggianco Gualtigno. Arriva dalla Coggianco Gualtigno, altro nuovo acquisto del Pescara, pronti per questa nuova stagione con grandi ambizioni. Le tue personali in particolare quali sono? Primariamente c'è la Supercoppa, abbiamo un scontro diretto contro gli Etichi, è il primo obiettivo nostro, è alzare una Coppa. L'ambizione, penso che siamo tutti convinti che possiamo vincere questo campionato come la Coppa. Abbiamo una squadra per vincere. L'ambizione nostra è sempre grande, è sempre più alta possibile. Pescara è una squadra vincente, quindi dobbiamo fare questa soddisfazione alla società. Arrivi in una piazza, come dici tu, esigente, e in una squadra che ha un allenatore molto esigente. Sì, ho lavorato un anno con Fulvio, a 2003-2014, a Luparense. Abbiamo pure vinto lo scudetto. Quindi lo so come è il suo lavoro, lo so i suoi metodi, il suo tipo di marcatura e questa cosa.
quindi sappiamo tutti già come sarà quest'anno l'esigenza del lavoro. Potessi scegliere tra Supercoppa e Scudetto? Io voglio vincere tutte e due. Speriamo bene, già prima Supercoppa, però il Scudetto è la manifestazione, non la manifestazione più bella, che per me la Coppa è la manifestazione più bella, però il Scudetto ti darà un'opportunità di giocare una UEFA, quindi sono tutti e tre campionati importanti. Si è tenuto nei giorni scorsi lo scrimmage al Pala Tricalle tra la Proger Chieti e l'Amatori Pescara. È stata l'opportunità per fare il punto della situazione con il direttore sportivo dei Teatini, Guido Brandimarte. Io generalmente dalle prime uscite non è che mi aspetto molto, anzi non mi aspetto granché. Sono importanti perché si iniziano a mettere in campo, diciamo così, i dettami che gli allenatori danno durante la settimana. E poi sono utili per iniziare a giocare insieme, per iniziare a trovare la forma, la condizione. Ci sono state delle indicazioni positive, ci sono tanti aspetti ovviamente, come giusto che sia, su cui continuare a lavorare e lavorare tanto. Tra i nuovi quello che si è espresso al meglio, non lo so, forse Mortellaro, forse Golden, diciamo che hanno avuto una buona prestazione tutti e due. Davis si vede che è ancora un pochino indietro, Mattia Venucci deve ancora, diciamo così, ingranare totalmente, perché insomma è stato catapultato in un ambiente totalmente nuovo. Però come dicevo anche prima, sono sia gli stranieri che gli italiani, sono tutti giocatori che dovranno essere fondamentali per il nostro campionato, quindi è stato comunque un test positivo che ci ha fatto fare un passo in avanti. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione, buonanotte e buon fine settimana.